E benvenuti a questa prima conferenza dell'altro evento dell'anno 2014. Questa sera si parlerà dei fuggiaschi di Ercolano e a parlarci di questo tema così interessante sarà il professor Luigi Capasso dell'Università di Chieti. Era una mattina del 24 agosto del 79 d.C. e Plinio il giovane la descrive così: una nube nera, terribile, squarciata da guizzi serpeggianti di fuoco, si apriva in vasti baglioni di gelo. Erano essi simili a folgori, ma ancora più estesi. Dopo non molto, quella nube si abbassò verso terra e coprì il mare. Scese la notte, non come quando non della luna il cielo e luogo rosso, ma come quando ci si trova in un locale chiuso a lumi spenti. Udì i gemiti delle donne, i grilli dei fanciulli, il clamore degli uomini. Riapparve un debole chiarore che non ci sembrava il giorno, ma l'inizio dell'approssimarsi del fuoco. A parlarci di questo argomento, in modo particolarmente sugli studi effettuati sui 250 scheletri rinvenuti nel 1982 a Ercola, sarà il professor Luigi Capasso. La quasi totale assenza di resti umani ad Ercolano per lungo tempo fece pensare che gli abitanti si fossero salvati dalla catastrofe e si abbattesse sulla loro città in quella triste notte del 79 d.C. Il professor Luigi Capasso si è laureato in medicina e chirurgia nel 1980 presso l'Università degli Studi di Firenze con una tesi di antropologia. Relatore il professor Piero Messini. Si è specializzato in ortopedia e traumatologia nel 1989. Nel 1980 è entrato a lavorare come medico antropologo presso l'Istituto di Antropologia dell'Università degli Studi di Firenze, sotto la guida di Brunetto Chiaretti. Nel 1982 si è trasferito presso il laboratorio di antropologia della Soprintendenza Archeologica d'Abruzzo, fondata da Giovanni Scipioni. Dal 1980 è iscritta all'Ordine dei Medici Chirurghi. Nel 1983 è stato incaricato, sotto la guida del preside Arnaldo Capelli, ad insegnare storia della medicina nella Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti. Nell'83 come professore incaricato di storia della medicina. Dal 1984 al 1988 come professore a contratto integrativo di storia della medicina e paleopatologia, dal 2000 come professore supplente di storia di medicina e bioetica. Ha svolto numerose attività antropologiche di raccolta e di studio di materiale umano, in prevalenza osteologici, particolarmente in Italia centrale, meridionale e in Medio Oriente. Ha sviluppato particolari esperienze nel settore della conservazione dei resti antropologici, realizzando impianti tutt'oggi funzionanti per la conservazione dei resti umani. Al professor Capasso viene una vecchia amicizia di circa 30 anni, quando durante gli anni del mio lavoro svolto come responsabile del laboratorio di ricerca presso la vecchia Società Italiana Vita di San Salvo, ho avuto l'onore di piacere di poter collaborare con lui per quanto riguardava la realizzazione di speciali teche in vetro, usate poi per la conservazione dei reperti ossei studiati e analizzati dalla Commissione stessa. La prima di queste teche speciali fu progettata per la conservazione dei resti dell'Apostolo San Tommaso, che come sapete è custodito nella Cattedrale di Ortona. Parliamo dell'anno 1985. Poi quella del guerriero del periodo paleolitico rinvenuto nella legge di Caserta e per il miracolo eucaristico di Lanciano. Praticamente queste teche speciali, non so se dopo il professore ne riparlerà, sono state le stesse che lui ha utilizzato durante la ricognizione ossea di San Basso e San Dimodio qui a Tempo. Si tratta di teche in vetro dove i reperti ossei non sono più depositati su dei tessuti pregiati come si faceva una volta, che a causa dei batteri e dei germi che si generavano, attaccavano le ossa e quindi nel tempo si venivano sempre più a deteriorare.
Adesso questi reperti ossei di tutti questi santi che abbiamo citato, di tantissimi che il professore ha analizzato, si trovano direttamente su dei supporti in vetro. La teca è sigillata e quindi praticamente ci sono due rubinetti nei quali, una volta completata la deposizione dei reperti, viene estratta l'aria e viene immesso del gas inerte e del gas argon. Alla fine di questa operazione, i due rubicini di ingresso e di uscita sono sigillati, per cui quelle ossa possono rimanere non più come una volta 30-40 anni, ma per centinaia e centinaia di anni senza deteriorarsi. Nel 2004 il professore è stato nominato membro della Commissione Permanente per i Musei Universitari dalla Conferenza dei Rettori dell'Università di Palermo. Nel 2002 ha ricevuto il Premio Internazionale Città di Palermo per la Saggistica Antropologica e nel 2006 ha ricevuto il Premio Internazionale per la Diffusione delle Scienze e delle Lettere Italiane nel Mondo. Nel 2004 il Royal Anthropological Institute di Londra gli ha conferito la BMR Gold Medal for American Anthropology. Dal 1 ottobre del 2011 svolge la funzione di prorettore dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara, con delega ai rapporti con gli organi accademici. È autore di circa 300 pubblicazioni scientifiche nel settore dell'antropologia, in quello della storia della medicina e della bioetica, e in quello della paleontologia dei vertebrati inferiori. Per non rubare altro tempo, passo la parola al professor che, tra parentesi, ha vissuto a Terni per alcuni anni, per cui ha frequentato le scuole, alcune classi delle scuole elementari e delle medie. Quindi accogliamo con un bel applauso il professor Di Carlo. Grazie a te Oscar, grazie a te, buonasera a tutti. Io, se posso, mi alzo in piedi perché parlare da seduto mi mette un po' in imbarazzo. Allora, innanzitutto ti ringrazio. Poi tutte quelle cose che hai detto, insomma, diciamo, sono influenti. E invece la cosa influente è che lui, diciamo, è vero che ci siamo conosciuti 30 anni fa, il laboratorio dove si sperimentavano nuove tecnologie per i metri del futuro, diceva Oscar, e devo dire che era una specie di gabinetto delle meraviglie questo laboratorio. Poi passiamo a queste cose, perché quando io sono entrato là dentro eravamo alla ricerca di nuovi materiali per conservazioni complicate, delle quali meglio non scendere in dettaglio perché stiamo parlando di quello, però diciamo vidi un vetro, ti ricordo, che tu accendevi la luce e diventava nero, te lo ricordi Oscar? Quel vetro di 30 anni fa sarebbe poi diventato una cosa che sarebbe entrata in produzione, avrebbe fatto la storia degli schermi piatti delle nostre televisioni, perché c'erano dentro dei cristalli di colesterolo. Per 30 anni fa lo si faceva la sigla e non è una cosa da niente. Quindi mi ricordo che tu, cioè, eri veramente all'avanguardia nel tuo lavoro, nel tuo mestiere, e non era a caso che eravamo venuti nel tuo laboratorio. Quindi grazie per quello che hai dato a queste cose. Ti informo, perché non lo sai, che le tech simili con quella tecnologia le abbiamo montate in Medio Oriente l'anno scorso, perché ci hanno chiesto quei vetri che resistono al polvere. Cioè, quindi è veramente, abbiamo fatto un buon lavoro, soprattutto di base. Io ringrazio tutti, qua ci sono persone con le quali veramente ho fatto, non dico la scuola elementare, ma quasi, insomma. Franzi Belli era la mia maestra elementare e il Dio è stata la mia maestra elementare. Mio padre faceva l'ufficiale verde di attente di forma, si chiamava, quindi abbiamo girato tutti in su, portandosi via questi figli che hanno fatto le scuole elementari, le scuole medie in giro per il sud del nostro paese, quindi un'esperienza particolare. Allora, fra le varie cose che Oscar mi ha chiesto, che da quando è diventato presidente dell'Antropologo non ferma più nessuno, ma lo sapevo, lasciamo a moltissime attività. Ma questa della, possiamo mettere in modalità presentazione così? So di parlarvi di un argomento un po' macabro, diciamo così. Però insomma siete anche archeologi, sebbene non professionisti, quindi insomma.
diciamo, mi sono permesso di acconsentire fra l'elenco che gli avevo fatto di possibilità a Oscar. Non ci riesce? E io prima ci sono riuscito, vediamo. Questa cosa. Questa lì è Ercolano, non è una novità assolutamente, perché come ha ricordato Oscar, lo studio è finito nel 2004, tra l'altro è esitato un volume edito in Germania per l'Erba di Breschneider, un volume di 1500 pagine, quindi insomma una cosa, uno studio compiuto, anche se in questi ultimi mesi proprio, diciamo, è stato ripreso questo studio su queste ossa, perché ci sono nuove tecniche, nuove metodologie e anche nuove persone che hanno voglia di dire e di immaginare qualcosa su questo materiale. Allora, diciamo, l'argomento è affascinante, perché le cose che sto per dirvi poi sono state trasferite, quando abbiamo concluso i nostri studi, diciamo, nel sapere collettivo. Per esempio è stato fatto un film dal quale sono state ricavate, nel quale sono state utilizzate informazioni ricavate dai nostri studi. Quando sentite dire l'evacuazione di Ercolano è riuscita, è avvenuta con calma, è avvenuta a luna di notte, ecco, tutto questo non si sapeva quando noi abbiamo cominciato questo lavoro. E allora vi faccio vedere, chiedo scusa se per sbaglio ho preso la presentazione con le scritte in inglese, ma insomma, perché è quella che avevo presentato appunto a Londra, lo ha citato Oscar poco fa, però diciamo, adesso lo vedremo insieme scorrendo queste diapositive in italiano. La situazione di Pompei era molto diversa da quella di Ercolano, no? Perché dal punto di Plinio, diciamo, poi Plinio stava a Vicenza, cioè stava a circa 40 km dallo scenario, dal centro della tragedia, anche se anche di Vicenza poi fu coinvolto la tragedia stessa, però diciamo, Pompei fu tutta un'altra cosa, tutta un'altra storia, perché lì si sono trovate le vittime, cioè le persone sono state uccise dall'evento vulcanico, dall'eruzione vulcanica, mentre stavano svolgendo le loro attività quotidiane. Erano persone che stavano in casa e crollato il tempo, erano persone che stavano correndo per strada e sono inciampate e sono state travolte dalla cosiddetta eruzione piroclastica. Cioè, io non sono un vulcanologo, per carità, per cui avevamo in questo gruppo un giorno che ha spiegato esattamente come sono andate le cose, e l'eruzione avviene e salta il tappo del vulcano. Quindi vengono fuori tutti questi lapilli e questi materiali di grande dimensione, 2 cm, 8 cm, 20 cm. Questo materiale si riversa immediatamente sulla città più vicina, che è Pompei, la seppellisce. Pompei, mezz'ora dopo l'eruzione, non c'era più. Ercolano, quello che vedete a Pompei, insomma, adesso mi devo fermare forse un attimo, però diciamo, queste sorte di corpi furono quello che nel 1955-56 un tale Eugenio Zolfo, un aiutante archeologo, inventò sul momento, cioè questo materiale vulcanico accumulato, naturalmente 2000 anni dopo, scavando si trovavano delle cavità. Questo signor Zolfo immaginò di riempire queste cavità nel momento in cui veniva comparito durante lo scavo archeologico con della scagliola, diciamo, se liquida, molto fluida, e dopodiché, aspettando altri giorni, poi si faceva il resto dello scavo archeologico attorno a cosa rimaneva, il controcalcolo di quel corpo. Però, poi magari qualcuno ha anche scolpito gli occhi, la fa, insomma, cioè non è che so. Però diciamo, danno un'emozione, è emozionante, ma non c'è nessuna informazione biologica in questi materiali. L'informazione biologica, cioè ciò che resta di quella persona, forse si può vedere solo questa, non so se riuscite, però nella gamba destra di questo uomo o donna che sia, c'è un frammento di tibia che spunta lì dal gesso. Quella è l'informazione biologica. Cioè, se noi potessimo studiare quel frammento di osso, quello riguarda effettivamente la persona a cui apparteneva quel corpo, ma il resto è fumo, il resto è emozione, niente scienza. Quello che è successo è che qui si è qui, il corso principale, invece doveva essere completamente diverso.
perché Colano, prima di tutto, Colano è, sapete, la città che oggi sovrasta Ercolano, la si vede quassù in lontananza, fino al 1972-71 si chiamava Resina, si chiamava Ercolano, il che significa che la popolazione dell'antica Ercolano, dell'antica Ercolano, si era persa anche la memoria, non era sopravvissuto nessuno. Perché se anche un termolese sopravvive, si ricorderà della sua città e quando la rifondano in quel posto la chiamerà Termolinova, insomma, no? Invece di questa Ercolano si era completamente persa la memoria. E tanto è vero che negli scavi di Ercolano non è stato trovato nessuno, tranne tre persone. Uno nel suo letto. E vabbè, insomma, durante un evento straordinario c'è sempre qualcuno che muore di infarto. Del grande numero di persone, diciamo statisticamente è possibile. E altri due, un maschio e una donna, stavano chiusi nelle terme, probabilmente facendo altro, erano distratte da altre attività. E tutto il resto della città è stato calcolato che a Ercolano vivevano circa 5.600 persone al momento dell'eruzione. Allora si sono salvati. Fino al 1982, fino alla mattina del 1° luglio 1982, così si pensava. Dopodiché però è successa questa cosa straordinaria, cioè vedete, intravedete nello scavo di tutta la città, verso il mare è stata scoperta l'antica spiaggia. L'antica spiaggia di Ercolano attualmente sta circa 30 metri sotto il livello del suolo, quindi si tratta di 30 metri di ceneri vulcaniche accumulate su un'antica linea di spiaggia. Queste 30 metri di cenere vulcaniche si sono depositate in poche ore, probabilmente in un giorno. In questa posizione, quando è stata scoperta appunto l'antica spiaggia del Colano, che sta molto al di sotto del piano di calpestio della città, perché vedete che c'è dal capo quinto una scala da 62 gradini che scende fino alla spiaggia. A quel punto, diciamo, ci sono circa 7-8 metri di dislivello fra il piano di abitazione della città e la spiaggia del Colano. E sulla spiaggia è stata trovata questa situazione. Vedete, sulla spiaggia c'erano delle specie di locali sotterranei nei quali venivano rimesse le barche. Erano fornici per il rimessaggio delle barche. Dentro a questi fornici, un po' sulla spiaggia, sono stati trovati gli scheletri di 250 persone. Ora, 250 persone su 5.600 abitanti, certo, sono una piccola parte, però sicuramente chi va a vedere il Colano capisce quanto è complicato immaginare la situazione di scavare 100 metri più in là, più a monte o più a valle. Però, insomma, questo è un saggio rilevante. Vedete che la gente si è ammucchiata in alcuni di questi vani, altri probabilmente hanno la porta chiusa. E quindi le persone non sono riuscite ad entrare all'interno di questi vani, forse perché l'accesso era ostruito, ed alcuni sono stati colti proprio sulla spiaggia. La situazione sulla spiaggia è questa al momento dello scavo. Guardate l'acqua presente, questo è stato uno scavo difficilissimo perché è avvenuto sempre sott'acqua. Teniamo presente che siamo sotto al livello del mare, cioè 30 metri sotto il livello di calpestio di oggi significa anche circa 15 metri sotto il livello del mare, quindi veramente complicato. Sulla spiaggia c'era tutto, ma soprattutto c'era il resto dei tetti delle case, quindi travi, tegole che sono stati spazzati via dalla nube vulcanica. Cosa è successo e quando è successo? Quindi le persone anche che sono state trovate sulla spiaggia sono come scaramentate come dei fazzoletti proprio, buttate sulla spiaggia da una violenza inaudita, però mantengono ancora la connessione anatomica, cioè non sono stati completamente distrutti questi corpi. Questo è successo più o meno, abbiamo ricostruito. Vedete, c'è questa nube alle ore circa una della notte, e vedremo anche perché. Diciamo, arriva questa nube terribile, che cos'è? È la nube del collasso della colonna di vapore, cioè, questo ci spiegano i vulcanologi, che tolto il tappo e morta Pompei, comincia a uscire del vapore da questo vulcano, misto a una polvere che somiglia un po' al volcano, quella che ci ha bloccato gli aerei per tanto tempo, quando c'era la nube del vulcano islandese, è molto sottile, ad una velocità molto elevata, e che tra l'altro esce anche dall'atmosfera.
questa colonna di vapore e polvere, diciamo, pesa su se stessa. Arriva un momento in cui questa nube, questa colonna, scusate, collassa su se stessa. In questo momento c'è il collasso della colonna, alla base della colonna parte questa nube, che in inglese si chiama sarge, non so come si possa tradurre, forse nube ardente, ecco, si può tradurre così, questa nube ardente che prende una velocità di circa 200-250 km/h e abbiamo calcolato, adesso vi faccio vedere come, una temperatura di circa fra 600 e 800 gradi centigradi. Questa cosa è avvenuta anche, diciamo, in epoca storica, per esempio nell'isola di Sant'Elena, dove sono morti tutti gli abitanti, e sappiamo com'è andata, ecco perché. Diciamo, è veramente un evento drammatico. E questo evento drammatico lo possiamo riassumere in questi fatti. La gente si è accumulata in quegli stanzoni, alcuni sono rimasti sulla spiaggia, e qui la situazione, questi sono morti praticamente all'istante. Le persone che sono entrate qua dentro sono morte dopo aver fatto 3 o 4 atti respiratori, non di più, perché con quelle temperature non si può sopravvivere di più. La situazione dello scavo all'interno dei fornici era questa, cioè sempre prende acqua, e qua ci sono i idrologi che lavoravano 24 ore su 24, lo hanno fatto per circa 3 mesi, il tempo di recuperare questi schemi. E, diciamo che è stato veramente molto difficile ricostruire ogni singola persona, però è stato fatto. Quali sono le caratteristiche, diciamo, ambientali di questi scheletri? Prima di tutto sappiamo che la temperatura, appunto, tra 650 e 800 gradi centigradi costituisce un ambiente sterile, cioè quindi qua non si è verificato nient'altro, queste persone sono state, i resti di queste persone sono stati sigillati in un ambiente sterile, sono stati sottoposti a una disidratazione velocissima, e poi questo è un punto, insomma, non c'è conservazione di DNA, perché naturalmente è tutto alterato dalla grande temperatura. Un punto fondamentale è che per raffreddare 30 metri di polvere vulcanica a 600-800 gradi, quanto tempo ci vuole? Non lo sa nessuno, ma sicuramente anni, quindi è una condizione che si è mantenuta per molto tempo. Certo, quando è avvenuta questa cosa? È avvenuta di notte. Questo signore c'aveva la lanterna in mano, evidentemente era accesa. Quale motivo aveva di scappare di casa con la lanterna in mano? 1. 2, questa signora, ecco, l'anno 96, ognuno di queste persone gli ho dato un nome confidenziale, perché mi sono affezionato a questa gente, evidentemente. E qua al 96 era una signora con la retina da capelli. La retina da capelli è una cosa che le patrone romane usavano di giorno, ma usavano soprattutto di notte, e quindi per tenere fermi i capelli, mi ricordo che anche mia nonna la usava, non è proprio una cosa di tanto tempo fa, però guardate lo stato di conservazione è eccezionale, quando addirittura c'è l'elastico sulla fronte, e se vista al microscopio è una conservazione eccezionale. Sotto questa retina ci sono ancora i capelli. Dunque, il fatto che sia avvenuto di notte, diciamo, solo questi due esempi vi do, naturalmente abbiamo anche altre prove. Come è avvenuta la morte? Insomma, è drammatico, però è quello che è successo, per esempio, nella galleria, nell'incendio della galleria alpina pochi anni fa. Si raggiungono temperature spaventose. Vedete, queste lesioni, per esempio sulla porta cranica, sono lesioni da esplosione. I liquidi organici evaporano immediatamente e dunque si crea una condizione immediatamente mortale. Sicuramente su alcune ossa ci sono anche i segni, qua adesso distorto la diapositiva, però insomma segni di impatto con qualcosa di polverulento, di corpuscolare che era presente in questa nube, ma potevano anche essere per esempio frammenti dei tetti, delle travi che appartenevano alle case di Ercolano. Ma poi si riesce su alcuni individui a vedere qual è la direzione della vampata di calore, no? Mano sinistra e mano destra nella stessa persona, cioè dipendeva veramente in pochi centimetri quadrati, le condizioni di esposizione al calore cambiano moltissimo. Insomma, ci sono altre indicazioni che dimostrano che alcuni corpi sono stati esposti a temperatura più bassa, ma non è molto importante.
dice alla fine, oggi si è scritto sui libri di storia, alla fine di questo lavoro, l'evacuazione di Ercolano ha funzionato perfettamente, solo che nessuno è sopravvissuto. Allora, il fatto che il piano di evacuazione funzioni non significa che poi la popolazione si salvi. Ercolano è successo esattamente questo. Cioè il piano di evacuazione ha funzionato, la città è stata svuotata con ordine. La porta sul Cardo Quinto, avete visto che era l'unico accesso alla spiaggia che noi conosciamo, l'unica spiaggia che attualmente noi conosciamo, è una porticina piccola, 1,20 m, 1,5 m, la strada è larga almeno 6-8 metri, e poi ci sono le scale, non c'è nessun cadavere lì. Significa che in quel collo di bottiglia non si è fermato nessuno. Quella strettoia, come ci insegna la medicina del rischio di massa, insomma, negli stati, le strettoie sono i punti critici, lì non c'era nessuno. Quindi evidentemente l'evacuazione, pur avvenuta di notte, è avvenuta con calma. Cioè la gente non si è fatta prendere dal panico, è andata via tranquillamente. Ma abbiamo altre prove di questo, che vi voglio far vedere per curiosità. Questo è un osso dell'anca, cioè sarebbe, questa è di una persona normale, la testa del femore e l'acetato, siamo nell'articolazione dell'anca, in una persona normale, questo invece è della signora E65, dei 105, questo qui, un'altra insomma, particolare abitante di Ercolano, perché vedete è completamente alterato l'acetato e completamente alterata la testa del femore. Aveva la lussazione congenita dell'anca. Però era una persona di una cinquantina d'anni di età, non aveva mai camminato in vita sua, stava sempre su una sedia, non era bene, su una sedia. Come l'hanno portata giù? Perché questa l'ho trovata giù, quindi l'ho trovata in uno dei forbici, l'hanno portata in braccio, non hanno lasciato indietro nessuno, l'evacuazione ha funzionato. Non solo, ma quest'altro signore si è portato tutto quello che aveva nel cassetto, nella cassaforte, perché non ha lasciato manco una monetina, manco un michelino. Oppure questa signora si portava presso i bracciali d'oro. Ora sai, se pensi di dover salvare la vita, non salvi il bracciale, salvi la vita. Ma la cosa più straordinaria, secondo me, è questo signore che ha questa cosina in tasca. È in tasca perché è qua, no? Vedi, a metà del femore, esattamente a metà del femore, in tasca, la chiave di casa. Ha chiuso l'uscio e si è messo la chiave in tasca. Poi naturalmente io perché chiudo l'uscio? Perché penso di poterlo riaprire, e invece la sua casa è stata aperta da un archeologo 2000 anni dopo. Quindi il fatto che l'evacuazione sia avvenuta con regolarità e con, diciamo, calma, lo dicono i dati di scala, insomma, non c'è dubbio. Ma forse la cosa più straordinaria è un'altra, è il fatto che diciamo, scusate, che vi sono circa vediamo dove la stima. Ecco, che vi sono circa, no, circa, vi sono 32 bambini, alcuni di questi sotto i 3 anni di età. Anche qua un bambino di 3 anni te lo devi prendere in braccio per fargli fare quella scala. Quindi effettivamente possiamo concludere con dati oggettivi, con dati biologici, che l'evacuazione è venuta bene e con calma. Chi erano questi ercolanesi? Vorrei rispondere a questa questione soltanto per darvi l'idea di quante informazioni siamo riusciti a trovare. Diciamo, gli archeologi sono abituati a lavorare su necropoli, cioè cimiteri. Ora, un cimitero si usa per un certo periodo. Quando scavano un cimitero, noi prendiamo le informazioni, per esempio una delle informazioni è l'età alla morte, cioè a che età è morto quell'individuo, e così mi costruisci cosa? La struttura della mortalità, non quella della popolazione libera. Possiamo dire che, non so, non ci sono persone che superavano i 60 anni, come effettivamente era in molte popolazioni, o che il 10% della popolazione arrivava a morte prima di 10 anni di età, questa era la mortalità infantile. Ma Ercolano non è una struttura della mortalità, Ercolano abbiamo come se fosse un censimento, come se fosse passato qualcuno lì a chiedere quanti anni hai a quel momento, e dunque è una struttura demografica. È effettivamente la struttura demografica della popolazione. E se noi prendiamo i dati che sono questi, cioè fra 0 e 10 anni c'è il 20,3% della popolazione, e vedete, facciamo la struttura della popolazione, cioè mettiamo qua il numero di soggetti e quale danno l'età che avevano quel giorno, l'età che avevano quel giorno, per sentire 79 di questi. Questa struttura dovrebbe essere, questa stessa, senza separazione di sesso, dovrebbe essere, insomma,
tutta regolare, mentre invece c'è un'anomalia fra le persone fra 15 e 20 anni, sono troppo poche. Le persone che a quel momento avevano fra 15 e 20 anni sono veramente troppo poche. Abbiamo rifatto 3 volte gli esami. Sapete, quindi non è un percorso. E quindi se tu metti proprio, come si dice, ricostruisci la piramide dell'età di quella popolazione, vedi che c'è un'anomalia attorno a 19 anni. Se noi vediamo la struttura demografica della popolazione italiana, per esempio, questo è dato per sé, se non maschi e femmine, ma insomma è uguale, noi abbiamo idea che i nostri numeri sono piccoli, questi sono numeri su milioni di persone, questa era la struttura della popolazione del 1975-74. Vedete che aveva anche la struttura della popolazione italiana due, si chiamano indentazioni, cioè gente mancata. E chi sono questi? Sono quelli che nel 72 avevano 60-55 anni e che sono quelli che corrispondono alla seconda guerra mondiale. Queste cose si chiamano traccia demografica di una crisi di natalità. Traccia demografica di una crisi di natalità. E come, quindi, cosa era successo 19 anni prima dell'eruzione? Se vai a leggere la storia, effettivamente, ecco l'anno 62, anno domini, Seneca descrive un tremendo terremoto. È bella questa cosa, perché e se n'era persa la memoria di questa cosa, perché diciamo. E poi gli archeologi hanno trovato le prove del terremoto di Ercolano, le hanno trovate. Di una lapide che elogiava un tale imperatore che aveva dato dei soldi per ricostruire quel particolare monumento distrutto al terremoto. Era il terremoto del 62, evidentemente. Questo però, voglio dire, solo per far vedere quanto, approfondendo insomma gli studi di ordine biologico su resti che sembrano non banali, sembrano non doverci raccontare niente, invece le nostre conoscenze storiche diventano sempre più approfondite anche su cose lontane, come immaginare il terremoto, insomma, no? Non mi soffermerò tanto su, però insomma le tracce di patologia sono interessanti. Faccio qualche esempio. Questo è, diciamo, lo scheletro dell'avambraccio di un fanciullo di 8 anni di età che si era rotto il braccio. Si era rotto il braccio alcune settimane prima. Posso essere preciso, perché è una frattura, si chiama tecnicamente frattura del culo, frattura dell'avambraccio, è una frattura da difesa, cioè chi viene, mi ricordo di essere rotto culo in un braccio qua a terra, adesso che lo ricordo, effettivamente con una frattura esattamente uguale, cioè quando inciampi metti la mano davanti per evitare di battere il volto, è abbastanza banale meccanismo, ed è anche al banale la frattura, perché guarisce rapidamente e il giovane guarisce bene. Allora vediamo che il focolaio, si dice così, la rottura praticamente sul radio è già riparato, quello sull'ulna c'è ancora un lembo di tessuto fibroso, lo si vede bene qui, lo si vede meglio alla radiografia. La radiografia si vede che il calo osso è perfetto e qui insomma si stava formando il calo. Posso dire 8 settimane prima. Posso dire che questo bambino, 8 settimane prima, è inciampato per l'estate di Ercolano e si è rotto il braccio. Ma posso dire anche un'altra cosa. Che è difficile vedere oggi fratture così belle, riparate così bene. E io faccio l'ortopedico, diciamo, sono un ortopedico di formazione. Come è riuscito ad ottenere questo risultato? Guarda caso, a fianco a questo scheletro di un braccio c'era un pezzetto di legno. E un pezzetto di legno che botanici hanno detto un pezzetto di legno di vite, un traccio di vite. Vai a leggere Aulo Cornelio Celso, 165 d.C., della cura delle fratture. Dice, nella frattura dell'avambraccio, metti i bendaggi di vino, però non li stringe, perché chiaramente se no ti viene, gli fai venire la flebite, e soprattutto, fra un lino e l'altro, metti delle ferule. Ora, ferula è il nome italiano col quale che adoperiamo in ortopedia oggi, se andate a vedere, per le stecche che si mettono come mezzo di contenzione esterna nelle fratture. Nessuno sapeva però che ferula, ma veramente ve lo dico, nessuno sapeva che ferula è il nome latino del legno di vite. Il legno di vite si chiama ferula, è per quello che non l'avevano tradotto, perché non lo sapevano. Ferula significa legno di vite.
quindi adesso se voi andate sul vocabolario italiano latino trovate che femmina c'è scritto legno di lite, per questa ragione, perché abbiamo pubblicato questo caso, l'abbiamo discusso, ma è straordinario veramente, almeno a me riesce ancora ad emozionarmi, il fatto che solo al Corano potevamo trovare una cosa così. E solo, come dire, con una grande attenzione allo scavo e al recupero si poteva distinguere un pezzetto di legno qualsiasi da un legno che stava a contatto con lo scheletro dell'avambraccio di questo fanciullo. Sicché, insomma, anche questa è un'informazione che ho voluto mettere così fra le curiosità, se possiamo dire. Qua siamo sulle due clavicole, la faccia inferiore della parte mediale. Lì, questo buco che vedete, è il punto nel quale si inserisce un legamento che tiene in connessione la clavicola con lo sterno. Attraverso questo legamento si scaricano sull'asse tutte le forze che si sviluppano sul braccio. Quindi se uno tira una martellata, se uno solleva un peso, si scarica sull'asse lungo questo legamento. Il fatto che siamo asimmetrici, che il destro, quello è il punto sul quale il legamento si inserisce nell'osso ed è eroso. Il fatto che sia solo destro e non sinistro significa che c'è una simmetria del carico che uno, cioè dell'attività che quell'individuo svolgeva in vita. E tra l'altro questa cosa, vedete, è diversa tra maschi e femmine. Ce l'hanno il 41% questa asimmetria, questa lesione asimmetrica, ce l'hanno il 41% dei maschi e solo il 6% delle femmine. E sono rematori, perché questa lesione, così si chiama, lesione del rematore della canoa kayak, si chiama questa lesione, con un remo solo, come del resto si fa vedere anche nei dipinti. Ma vi voglio aggiungere una cosa che ha fatto il giro del mondo quando l'abbiamo scoperta: anche nei bambini sotto i 14 anni l'11% di frequenza. Perché? Lavoravano, e lavoravano duro, e lavoravano, diciamo, con attività connesse alla pesca, e fuori discussione. Poi metto le citazioni bibliografiche, insomma, poi hanno il valore che hanno, però, insomma, diciamo, trovare queste lesioni in scheletri di fanciulli significa veramente pensare alla schiavitù. Al di là di tutte poi le belle cose che si possono dire, vi faccio vedere qualche altra cosa. Questa è una costa, l'interno di una costa, queste sono segni di infiammazione, è una pleurite, ma accidenti, frequente, 20% delle persone. Perché? Perché il 20% delle persone aveva una pleurite cronica? La ragione è molto semplice, ed anche questa è una pubblicazione rilevante, insomma, è perché queste persone vivevano in un ambiente indotto, in un ambiente chiuso, molto inquinato. Dentro a queste case si bruciava di tutto, e si bruciava di tutto per tre motivi: per cuocere i cibi, per scaldare le case e poi soprattutto per illuminarsi. Quindi si aspirava continuamente particelle di carbone, altro che ambiente, come dire, di vita sano e di via. Ancora altre lesioni sul piede, qua siamo sulla faccia dorsale del primo metacarpo e sulla faccia dorsale di un osso che si chiama il trapezoide, questo qui probabilmente il manipolare. Dunque, insomma, la distribuzione di queste lesioni è esattamente quella dovuta all'irritazione che facevano le calzature, e le lesioni sono distribuite esattamente nei punti dove queste calzature, che sono le calzature trovate al Corano, insistevano sul piede. Quindi questa totale corrispondenza tra, diciamo, lesioni scheletriche e coinvolgimento biologico e danni archeologici. Faccio vedere quest'ultima lesione, questa qui siamo praticamente sull'osso occipitale. E c'è questa lesione ossea che è una specie di porosità. Beh, questa lesione è associata, tra l'altro, il 37% delle persone ce l'avevano. Questa è dovuta alle lesioni da grattamento, cioè ci sono lesioni del cuoio capelluto che aprono la porta a germi, i quali producono una piccola periostite locale. Questa forma è associata a pidocci, e tanto è vero che è un caso in cui si sono conservati i capelli. Questa giovane signorina, il colano 52 credo, aveva un pettine di ferro in questa posizione che si è completamente ossidato durante la fase del seppellimento, impregnando di sangue di ferro tutti i capelli attorno, ma non solo, ma mantenendo anche la capigliatura. Queste sono peccioline. Guardando i capelli, naturalmente c'è un lente che, comparato a quello, insomma, attuale, un uomo di oggi. Questa persona aveva sia la lesione occipitale che i pidocchi, dimostrazione palese del fatto
che effettivamente il 37% delle persone ercolane aveva lesioni scheletriche da trattamento per il bidoccio. Il bidoccio l'avevamo tutti, vuol dire, perché se il 37% delle lesioni ossee vuol dire che i bidocchi li avevano tutti. Voglio dire, lo scenario che fa vedere questo genere di studi, sì, poi viene da grattarsi sempre, però viene sempre da grattarsi. Allora, lo scenario che si ha però è quello di una vita quotidiana, quello di una vita vera, reale, no? Che possiamo toccare con le mani e vedere quasi queste persone che si muovono in uno scenario così tanto anche diverso. Un'ultima cosa sulle malattie, ci sono tracce di alcune malattie come la tubercolosi, adesso non scendo in dettaglio, però insomma questa è una colonna vertebrale come tipica di lesione tubercolare. La tubercolosi, sapete, i romani non mangiavano latte di vacca, non consumavano latte di vacca, dato che la tubercolosi è una malattia bovina, e per l'uomo è una epizoonosi, quindi una malattia presa dagli animali, dai bovini. E l'unico modo che c'è stato per spiegare la presenza rara, per la verità, due casi soltanto di tubercolosi nell'uomo, è quella di un accesso diretto alla carne, più che alla carne, alle viscere proprio del bue. Insomma, per esempio attraverso sacrifici o attraverso altri usi poco frequenti, diciamo, della carne. Invece quello che colpisce il 17,2% della popolazione del pane è un'altra malattia, questa è una vertebra lombare, qua vedete un'erosione anteriore che radiografata fa vedere come c'è un'erosione della vertebra e c'è una sclerosi sottostante, questa sclerosi, un addensamento sottostante, questa lesione è tipica della brucellosi. Questa fa fare diagnosi di brucellosi, ma con una popolazione che sta sul mare c'è la brucellosi, perché? E allora si è aperto un altro fronte, abbiamo lasciato Ercolano e siamo andati in un altro posto, a Bosco Reale. A Bosco Reale, nell'antiquario di Bosco Reale, dove la gente si ammazza per un paio di scarpe oggi, è uno dei posti più straordinari al mondo per l'archeologia, perché lì è conservato il cibo trovato a Ercolano, sulle tavole di Ercolano. Spostandoci lì abbiamo campionato praticamente tutto quello che c'era da mangiare a Ercolano nell'imminenza della catastrofe. Fra le varie cose c'era anche un pezzo di formaggio. Questo formaggio perfettamente conservato e carbonizzato, vedete, ha una struttura al microscopio elettronico perfettamente conservata, aveva dentro queste particelle, sono docenti. Le brucelle sono i batteri che causano la brucellosi nell'uomo. Lo possiamo dire con certezza perché hanno la forma, le dimensioni e soprattutto la struttura della parete uguale a quella delle brucelle attuali. Naturalmente sono esplose, c'è rimasto solo il guscio. Ricordate che il cranio umano è uguale. Dunque, è la dimostrazione, anche questa uscita nel 2002 su tutte le riviste del mondo, però insomma la dimostrazione che effettivamente se il 17% della popolazione di Ercolano aveva la brucellosi ossea e se oggi sappiamo che un caso su tre di brucellosi può localizzarsi anche all'osso, ad Ercolano la brucellosi ce l'aveva almeno la metà della popolazione. Mangiamo il formaggio di capra, come diceva prima, il miglior formaggio di capra è quello del Vesuvio. E infatti ancora Ercolano troviamo un basso rilievo che ci importa questa procedura. Vi faccio solo una carrellata, questo è il formaggio, ma nel formaggio c'è un mondo, il lattobacillo l'abbiamo trovato perfettamente conservato, nonostante che queste diapositive siano vecchie ormai più di 10 anni, sono ancora affascinanti, nel senso che è difficile immaginare che ritrovano un batterio di 2000 anni fa, no? Questa bottiglia, io vi assicuro che mentre la fotografavamo, il calore delle lampade ha fatto emanare l'odore di rancido di quest'oro, che veramente vi assicuro è una cosa emozionante. Non abbiamo trovato a oggi i soldi per fare l'analisi di tutto il resto. Abbiamo analizzato soltanto il pane e una cosa nel pane, abbiamo analizzato il formaggio e abbiamo analizzato le uova, soltanto una cosa sulle uova che vi faccio vedere. Tutto il resto è in attesa, come dire, di qualcuno che paghi, la marmellata di albicocche, oppure il carro. Adesso non mi soffermo su questo, però insomma, la
zuppa di fave con rosmarino. Oppure non so, le noci e le mandorle essiccate, le uova, sulle uova una curiosità me la sono tolta, vediamo se c'hanno il virus della diarrea, ce l'ha, eccolo qua. Oltre naturalmente a salmonelle subito al di sotto del guscio. Il vino è una cosa straordinaria, il vino era conservato come una sorta di scalametica, quindi vedete come un'incrostazione sul fondo delle bottiglie che erano tutte quante di terracotta. E la pasta del vino è perfettamente conservata, proprio come se si fosse ritirato istantaneamente e poi fosse stato lasciato lì a disidratarsi. Ma le colonie di Saccharomyces cerevisiae, che è il fermento del vino verso l'aceto, e i battelli, no? Anche in questo aspetto coloniale, è una cosa straordinaria. Il pane poi non ne parliamo, perché il pane ha una pasta conservatissima. Certo, ci sono delle particelle di sabbia all'interno, delle particelle che vengono dall'uso della macina, e dunque evidentemente di arenale, e che spiegano questa forte usura dentale, molto frequente, ecco. Ma piccola digressione, anche i denti anteriori sono usurati, denti che non partecipano alla masticazione, però servivano come strumenti, questi qui, vedete, i denti anteriori per il cordeggio, cioè per fare le reti, per aggiustare le reti, per mettere gli ami, una cosa abbastanza particolare, ma conosciuta anche in altri posti. Nel pane la cosa straordinaria sono i ceti, Saccharomyces. Guardate questa catenella di Saccharomyces che poi si è spezzata insieme con la pasta del pane quando si è raffreddata la pasta stessa. Oppure, non so, questo fungo del pane, attenzione, questo non è morto, il fungo morto, ma non è morto il pane, no? Cioè, ha cotto il pane in fermento. Però, insomma, questa divisione cellulare di 2000 anni fa, insomma, è ancora emozionante, secondo me. Faccio vedere l'ultima cosa, che ha uno scenario straordinario, secondo me incredibile. Il melograno non lo coltivavano, lo importavano, tant'è vero che il nome anche scientifico oggi di questa cosa è Punicum. Punicum dalla Fenicia, dal Medio Oriente. Plinio descrive come si conservano i melograni senza farli ammuffire, dice lui. Devi mettere uno strato di paglia, poi uno strato di melograno, uno strato di paglia e così via, che non dimenticare di metterci sopra un peso. Così conservi i melograni. Ora, qui ancora è tutto nero, per carità, però lo vedete il melograno carbonizzato, no? C'è il suo guscio, dentro c'è i semini ed è piatto, ed è appiattito. Io mi sono tolto la curiosità di esaminare al microscopio elettronico a scansione tutte le immagini che avete visto, sono tutte fatte al microscopio elettronico a scansione in collaborazione con la facoltà di ingegneria dell'Università dell'Aquila. Questo è, diciamo, quello che si vede sotto la cuticola. Questa è la cuticola di un seme di melograno, questo è sotto. Questi sono Streptomyces. Vedete le ife fungine, questi sono i frutti e queste sono le ife fungine di Streptomyces. Streptomyces dice qualcosa. Dice streptomicina, esatto. Streptomicina è prima dell'antibiotico, è il primo antibiotico, prima della penicillina, insomma. E le capacità, diciamo, batteriostatiche della streptomicina sono state ben note. Io ricordo di aver avuto la pertosse quando ero bambino e ho preso la streptomicina. E questo fatto non riguarda soltanto il melograno, ci siamo estesi anche i fichi. Attenzione, siamo ad agosto, questi erano i fichi dell'anno prima, probabilmente essiccati, no? Anche i fichi hanno la stessa fruttificazione. Allora, Streptomyces, come mai le malattie infettive erano tanto rare? Attenzione, non la brucellosi, la brucellosi non è resistente agli antibiotici ancora adesso. E allora, se tu vai a vedere nella letteratura, sono state trovate tetracicline anche in altri contesti archeologici, però le tetracicline si fissano sia nella cute sia nell'osso. E siamo andati a vedere se effettivamente questi romani del Colano avevano mangiato effettivamente quei funghi così alterati. Sì, li avevano mangiati. Ed ecco qui la fluorescenza della streptomicina, queste sono le strutture fondamentali dell'osso, vedete, questa luminescenza è dovuta alla streptomicina. Quindi avevano assunto effettivamente streptomicina in vita. Celso dice, fatti un decotto di melograno
Inca conservato, frutti conservati di melograno in decosso, quando c'era tonsillite, non c'era lattare, tutte le altre effetti. Fatti questi. Quindi, insomma, diciamo, effettivamente il mondo che si apre del colano è stato veramente una cosa eccezionale, fino all'uso degli antibiotici. Ora non so se fosse cosciente o incosciente, non so se fosse questa filosofia, però è il fatto certo che questi usavano e avevano una certa efficacia nella popolazione. Mi dispiace che il colano sia così, cioè che i muri vengano tenuti insieme dalle piante infestanti, perché tanto, perché non le tolgono le piante infestanti? Cascano uno sotto, quindi grazie a Dio ci sono le piante infestanti. Però noi abbiamo un patrimonio immenso, un patrimonio immenso. Voi immaginate per studiare questi 250 scheletri e tutto ciò che è stato correlato, ci sono stati 9 anni di lavoro di 11 persone. Quanto costa scrivere la storia? Ma quanta storia dobbiamo ancora scrivere? E la possiamo fare solo noi. Qua bisogna solo imboccarsi le mani, perché, cioè, da questi politici, scusate. Grazie. Ringraziamo il professore e vi anticipo che ci saranno ancora altre conferenze, in modo particolare la teologa Gabriella Di Rocco verrà a parlarci dei castelli del Molise e il professor Pasquale Corsi dell'Università di Bari ci parlerà dei Templari. Quindi dopo sarete avvisati quando faremo queste altre conferenze. Ancora grazie a tutti per aver partecipato a questa prima conferenza del 2014. Thank you.